Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e siamo al quarto episodio della nostra serie dedicata a Bioshock Infinite. Ci eravamo lasciati proprio qua, non mi ricordo come si chiama questa nuova area. Immagino siano interessati a incontrarti, senza dubbio per delle lezioni di scasso. Perché tu? Non avevo mai sentito parlare di questo posto. Credevo che tutti sapessero di Columbia, tu. Credo di non essere molto aggiornato sulle novità. Ok, questi dialoghi li avevamo già sentiti. Allora, oggi credo che esploreremo tutta quest'area. Per adesso mi sta piacendo molto, molto incentrato sull'esplorazione, l'osservazione delle aree, del mondo intorno a noi, piuttosto che sulle sparatorie. Questa cosa l'apprezzo molto, perché è molto più, ha un ritmo molto diverso rispetto a Bioshock 1, che era molto più caotico. E anche una trama apparentemente così proprio a prima pelle molto più interessante, quindi ho davvero delle aspettative alte per questo titolo, ragazzi. Oh, davvero? Se non stiamo attenti, cosa sei, finiremo col trovarci in guai che non riesci neanche a immaginarti. Sono dai fattorini e dalle ragazze della cucina? Indipendente. Edward, dovresti lavoravo proprio impiegare meglio quella tua fervente niente immaginazione. Niente che uno voglia mettere su un curriculum. Pinkerton, non sono quelli che sono stati chiamati per sistemare le cose quando c'erano gli scioperi? Sistemare l'agenzia investigativa, Pinkerton. Un po' fastidioso quando si sovrappongono i dialoghi, non riesco a capire tutto. Buongiorno. Qui per esempio c'è un negozio di gelati che ha attirato subito la mia attenzione. Caldi, molto caldi. Hot dog, gente, cosa date a un piccolo patriota? Cosa c'è di più rosso, bianco e blu di un hot dog? Prendete un hot dog, prendete un hot dog, gente. Compro un hot dog. Ah, ci cura, giustamente. Si può comprare, però. Bello. Voi non dite niente? Allora, DeWitt, c'è una donna nella tua vita? C'era. È morta. Come? Anna. Partorendo. Oh. Hai dei figli? No. Oh, mamma. Ma nel senso che sono morti o nel senso che partoriva il figlio di qualcun altro? Vabbè, si capiva che c'era una donna nella sua vita che non c'è più comunque, perché chiamava il nome di Anna. Tra l'altro questa Anna mi sembra ricorrente perché Elizabeth l'hanno scambiata per una certa Annabelle. Non mi sembra una coincidenza. Guardatela. Comunque questo negozio ha attirato la mia attenzione, stanno mangiando tutti il gelato, tra l'altro qui si muore di caldo. Entriamo. Dimwit and Duke, ice cream shop. Il gelato di Columbia è una meraviglia culinaria. No, che bello. Provatelo. Questi sono i pupazzetti dello spettacolino che c'era nella sala giochi, giusto? Che bello che è, quanti dettagli. Guarda. Cosa? E quando arrivai a Washington, pochi nel congresso condivisero la mia visione di Columbia. Ma è il fardello del profeta condurre i malvagi alla giustizia. Perché cosa sono io, se non uno specchio per riflettere la faccia di Dio? Ok. Questi sono, sì, la propaganda per arruolare i bambini soldato, praticamente. I cadetti di Comstock. Vedete che sparano a... Questi sono un cinese, un messicano e un nero. Che stanno rubando il pane. Mamma mia. Non può venire dietro al bancone, signore. Mi scusi. Ruba! Questo sarebbe un furto. Oddio. Infatti me lo stavo chiedendo. Mi stavo chiedendo, ma perché possiamo andare in giro per la città e prendere tutto quello che vogliamo senza che nessuno ci punisca? Perché comunque la città è attiva. E quindi, insomma, devono esistere i reati. No, io non lo faccio. Penso che... Non so cosa succederebbe, ma credo che ci sparerebbero addosso.
Andiamo, cerchiamo di sentire tutti i dialoghi. Perché ragazzi, voi mi state facendo notare in effetti che io sto lasciando indietro parecchie cose, non sto notando dei dettagli eccetera, però ci sono talmente tante cose interagibili da osservare, talmente tanti passaggi secondari che penso sia normale in una prima run non riuscire purtroppo a vedere tutto. Comunque questi fiori blu continuano, sono rose e blu. Fa subito Metal Gear. Vediamo, proviamo a proseguire. Questi non dicono più niente. Sei un duca? Un imbecille. Ancora questa storia del duca e l'imbecille. Il duca sarebbe il bambino. Quando l'imbecille vede un personaggio sospetto, invece lo ignora e si continua. Sì, il bambino che fa parte dei cadetti. Zucchero filato, gente! Lo zucchero filato cosa fa? Ma non si può comprare questo. Questo è l'airship personale di Comstock. Sta arrivando un vento che porta giustizia, praticamente. Però lo sta cancellando perché è una scritta che sta imbrattando la propaganda. Una dolce nuvola di piacere. Vediamo, qui ci sono dei bambini, diranno qualcosa? Ah, sono i pupazzetti dell'usignolo? The Songbird. Souvenir, oddio. Quando l'imbecille sente l'inno di Columbia dice ancora questo per cantare. Questa? Ricordate ragazzi e ragazze. Mi sembra una donna molto aristocratica. Forse si può usare questo di loro, è vero? Io ci ho dato i soldi. Questi li vuoi tenere della tu? Brutalità di oggi. Al volo. Oh, grande. Ci ha lanciato una moneta, l'ha trovata lei? Trova anche degli oggetti per conto suo, Elizabeth. Grimaldello. Vediamo. Compriamo questo. I cadaveri delle vittime di corvi assassini diventano delle trappole di corvi. Così possiamo utilizzare i corvi utilizzando meno sali possibile. Cose, mamma mia. Questo è una libreria. Vediamo se troviamo qualche documento qua. Salve. Sì. Quando ero una ragazza sognavo di trovarmi in una stanza guardando una ragazza che ero e non ero io. E che guardava un'altra ragazza e anche lei ero e non ero io. Mia madre lo vedeva come un incubo. Io lo vedevo come l'inizio di una carriera nella fisica. Ok. Questa l'avevamo già sentita, nello scorso episodio. Patriots Pride. Però mi sembra che ci sia parecchio alcolismo in questa città. Questo pulisce.
Teen Soldiers on Sale. Negozio di giocattoli. E latte. Tieni le mani bene in vista. Ehi! Dov'è? Hai trovato il pezzo più venduto. Mi piacciono i giocattoli. Non si può andare dietro il bancone, vero? E qua sarebbe rubare, certo. Probabilmente se lui si sposta, magari se non ci vede nessuno, no? Una replica? Una bellezza, vero? È a leva, ma funziona che è una meraviglia. Oddio, ma si può rubare. Quindi quell'arma magari è buonissima, sento già i vostri commenti. Però sarebbe rubare, probabilmente quello si diventerebbe ostile. Cosa? Ti stavo immaginando sulla giostra. Dove si può andare? Da nessuna parte. Oh no, siamo intrappolati per sempre. Ah, un incubo. Allora, facciamo un bel giretto qua. Assicuriamoci di non lasciare niente. Me l'ha data qualcuno, lo giuro. Non ne ho mai fumata una prima. Ehi, fumale se le hai. Non sono un gendarme. No, grazie, signore. Io seguo te, Elizabeth. Lei andrà verso la direzione giusta? Oppure vaga un po' a caso. Dobbiamo raggiungere il dirigibile. Questi sembrano essere i comandi per chiamarla. Ok, la chiamiamo. Facciamo un attimo un giretto per assicurarci di non aver lasciato nulla. Questa parte? L'ora sta arrivando, dice. Sei pronto? Signore, prenda un dolce alla signorina. Signorina, si conceda qualcosa di speciale? L'ora sta arrivando. Forse si riferisce a questa scritta. Sicuramente c'è aria di sommossa, eh? C'è qualcosa. Meglio che prosegui, per non farsi notare da occhi ostili. Sono sospettissimi. Ok. La mamma e il bimbo non dicono niente. Chiamiamo. Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica. È chiaro. Dove diavolo potremo riuscire a trovarla? Guarda, vieni a vedere il futuro dell'energia nella sala degli eroi. Proprio comodo. Trova la trappola elettrica nella sala degli eroi. Il falso pastore si aggira per le strade della nostra bella città. Sopporterete la vergogna di permettere alle vostre mogli e figlie di cadere preda dei suoi intrighi? Oppure agirete? Agite per le vostre donne, agite per il profeta, agite! Allora, se io faccio su... Sì, trova la trappola elettrica nella sala degli eroi. Esatto, c'è una freccia, cioè si segna dove andare in questo modo. Ok. Perché per esempio la sala degli eroi non ho idea di che cosa sia. Forse basta seguire lei però. È veloce, oh, come corre. Fatti vedere. Cosa, perché? Quanto sangue hai da perdere, ragazzi? Perché ci hanno attaccato? Ragazzi, io non ho fatto niente, eh. Ci stavano cercando questi. Ok. Ok. Lei si è messa al riparo. Proprio non combatte Elizabeth, almeno per adesso. Allora, quella è diventata una trappola. Ah, bellissimo. Ecco fatto.
Allora, io sento qualcuno che spara. Non ho capito che cosa li ha fatti diventare ostili, sinceramente. Prendi fucile. Ah, è un fucile... Beh, non male. Ok. Era l'ultimo rimasto, questo in fondo. Ah, da questa parte dobbiamo andare. Sala degli eroi chiusa fino a nuovo ordine. Ci sarà una coda in cui infilarsi. Beh, c'è un ascensore. Antico marinaio, lascia che il vigor risacca di... Ancora la mano bendata da quando ce l'ha bendata Elizabeth. Che diavolo! C'è qualcosa che non va. Niente di irreparabile. Protettore dell'agnello, guardate l'immagine, è inquietante. Devo rimettere in moto questo affare. Esamina la scatola di fusibili. Si è fermato l'ascensore? C'era la scatola sospetta, in effetti. È un'ape. Io le odio davvero. Ah, cavolo, uccidila. No, mi pungerebbe. Elizabeth. Ho un'idea migliore. Ma che stai facendo? Apro uno squarcio. Merda. Che roba è? È uno squarcio. Riaprivo sempre nella mia torre. Cos'è uno squarcio? È come... una finestra. Una finestra su un altro mondo. Di solito sono noiose da morire. Un asciugamani di colore diverso, tè al posto di caffè. Ma qualche volta vedo qualcosa di incredibile. E lo porto qui. Ecco. Buon Dio. Non è che hai anche un dirigibile là dentro? Non credo. Però c'è... Oh, c'è l'usignolo. Qualcosa. Io... Oh no! Chiudilo. Ci provo! Chiudilo! Ecco. Incombeva questo uccello qua. Non capisco davvero quello che ho appena visto. Ma sembra proprio una scorciatoia per farci ammazzare. Ma potrei aiutare? Posso gestire qualsiasi cosa arrivi. Fidati. Beh, come si preferisci. Il fiore tra i capelli. Allora, non ho capito, nel senso, io ho capito che lei apre questi portali, l'avevamo già visto. Avevamo visto che apriva un portale su Parigi. Però ha detto che di solito sono noiosi. Sono come finestre, di solito sono noiosi perché c'è solo qualche piccolo cambiamento, quindi è come se aprisse delle realtà alternative. Non so, quella frase mi ha lasciato un po' perplessa, perché mi sembrava che lei avesse aperto un portale, diciamo, spaziale, nel senso che si vedeva fuori Columbia da un'altra prospettiva. Non mi è ben chiara la natura del suo potere, mi incuriosisce parecchio però. Sembra tutto tranquillo, non c'è nessuno, quindi possiamo esplorare. Sali. Dai un'occhiata a questa serratura. Oh, non ci vorrà molto. È fatta. Ah, qui si possono ascoltare delle cose, guardate. Contro i selvaggi e l'orda armata, padre Comstock impugna la spada, ponendo se stesso e il suo destriero tra Columbia e il barbaro straniero. Ok. Comstock piegò il ginocchio al cielo e della profezia squarciò il velo, vedendo un Eden volante beato, rinnegato dall'uomo e dal cielo baciato. Va bene. Sostituiamo la pistola a questo. L'ho fatto. Mi
Meraviglia, la storia prende vita, il patriota motorizzato. Che ridere. Qui ce l'ha aperta nel frattempo. Oh, mamma. Oh, no, no, no. Dai, ok. Mamma, che spavento, non avevo capito che era una mitragliatrice fissa. Cappello, munizioni fortunate. Quando spari, i caricatori vuoti hanno il 40% di probabilità di riempirsi senza ricarica. Tra un po' è il caso di guardare, tra l'altro, che cosa abbiamo e decidere se cambiare qualche parte di equipaggiamento. Vai. Ho fatto il militare per 40 anni. E ogni paese barbaro che ho visitato è meno popolato a causa mia. Non ho mai odiato un nemico in particolare, fino ad ora. Comstock ha reso le mie battaglie delle farse e si è attribuito il ruolo del salvatore. L'ho affrontato per questo e mi ha levato i gradi. Quell'uomo non ha mai visto il volto feroce della guerra. Ma lo farà. Che finalmente qualcuno che si oppone, eh? Ah, non abbiamo abbastanza grimaldelli per scassinare questo. Dovremmo ricordarcelo e tornare. Munizioni per carabina. La carabina mi avete detto che è buona in realtà. Prendiamo la carabina. Vediamo. Questa spara fino a un grande raggio, credo. Ok. Da quest'altra parte non c'è una porta? Qui è tutto rotto. Qui ha perso addirittura l'olio, guardate. Sì, qui c'è un passaggio. Bagni. Ancora la pubblicità di Possession. Sono qui! Accidenti. Erano al bagno. Forse non è una buona idea andargli... Ma cosa fa? Muoia. Erano corazzatissimi questi. Mi sa che andarli a picchiare così non era una buona idea. Munizioni, carabina. Ci fanno trovare un sacco di munizioni per la carabina. Anche di qua altri bagni. Forse sono i bagni delle donne questi. Quelle tende, mamma mia. Schifo. Oh, questo? Cavallo pazzo. È nuovo. Ok. Solo che adesso ce l'ha equipaggiato. Come lo tolgo? Se io voglio rimettere il nostro. Ok, mi rendo conto di essere particolarmente stordita in questo momento, però non riesco a capire come si equipaggiano i Vigor. Vedete che non c'è il tasto per equipaggiarli? Chi va là? Qui sono tutti allerta, quindi credo... Attenzione a Cornelius Slate. So che tutti ormai considerate Cornelius Slate una specie di eroe. Cos'era? Di guerra. Ma era quello che parlava prima con la benda sull'occhio. Cornelius Slate non è un eroe. Ha vissuto a Finkton così a lungo che è diventato uno C'è di qualcuno? Loro. Se fosse andata come voleva Slate, i dannati negri e mangia patate comanderebbero a Columbia. O sarebbero a casa vostra a copulare con le vostre mogli. Ora si è asserragliato nella sala degli eroi.
Ed è il nostro lavoro stanarlo! È stato diffamato questo Cornelius da Comstock. Quando arriveranno le navi armate, attaccheremo la sala! La ripuliremo! E tornerete a casa in tempo! Per cena! Figlio di puttana! È lui! Oh mio Dio, tutti! Se noi li indeboliamo, lasciamo che siano i corpi a ucciderli, poi quelli diventano trappole. Elizabeth, scusami. Vado un po' avanti, Elizabeth. C'è quella che sta dando parecchi problemi. Sto ricaricando. Devi medicarti. Questa cos'è che aveva sulla... Cos'ha sulla schiena? Non ti... Ah, è uno del corvo questo. Ovviamente i corvi non fanno niente. Inutile! Aspetta un attimo. Ma quanta vita ha questo? Non scherziamo. Ok. Abbiamo bisogno di munizioni. Al volo! Tempismo perfetto. Veramente. Ok, ripensandoci credo che quei tuoi squarci possano essere utili la prossima volta che saremo nei guai. Lo squarcio deve esserci già perché possa usarlo. Non posso crearli da nulla. Ok, quindi lei può vederli, sa dove sono? Li può solo aprire, non creare. Ok, entriamo qua. È facile comunque guarda, perdersi. La mia torre. Sarebbe giusto che mi dessero parte dei profitti, non credi? Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? Richiede 3 grimaldelli, impossibile da scassinare. Accidenti, quanta roba. Qui c'è un documento. Vivian Dio Morrow. Crea soldati di ogni tipo, ma ha creato un solo Cornelius Slate. Mio padre l'ha seguito su per la San Juan Hill, attraverso le ambasciate a Pechino, e come diceva lui, anche all'inferno si avesse dato l'ordine. Alla donata di oggi Slate mi ha chiesto se fossi la figlia del sergente Morrow. Ho risposto sì, signore, lo sono. Slate ha detto, tuo padre ha sempre voluto un figlio. Spero che quello sciocco fosse abbastanza saggio da capire quanto sia stato fortunato. Ok, sembra comunque molto rispettata come figura, nonostante sia stata appunto diffamata da Comstock. Ha molti sostenitori ancora. Probabilmente quelli che sono scesi in battaglia al suo fianco. Questo chi è? Slate. A dire il vero lo conosco. Sembra che sia ancora bravo a farsi dei nemici. Questo chi? Dov'è che lo vedi? Questo imbroglione, questo ciarlatano venditore di olio di serpente. Ciò che avete visto oggi, fratelli e sorelle, è tienili solo l'inizio. Zachary Comstock sentirà la nostra voce. I suoi templi bruceranno e i suoi idoli d'oro fonderanno, scorrendo i rivoli per le strade di Columbia. Strano. Ma ci sono un sacco di neri morti. Shine on, shine on.
C'è stata una specie di battaglia. Guarda, un codice, un messaggio segreto dei Vox Populi. Sei tu la crittografa in erba. Che dice? Non lo so, deve esserci un cifrario da qualche parte. Elizabeth può decifrare codici che indicano compartimenti nascosti dei Vox Populi. Trova il codice e il corrispondente cifrario per scoprire il testo nascosto, il tesoro nascosto. Ok. Sarà qui in zona? Vediamo, giriamo per bene. Secondo me dovrebbe essere qua dentro. Strano. Una soffiata diceva che c'erano armi di contrabbando nascoste al Fellow Traveler. Non le abbiamo trovate, ma la cosa strana è che c'erano delle vecchie uniformi della guerra sotto il pavimento. Abbiamo provato a capire perché ci fossero, ma... Chi c'è? Slade, vero? Signore! Armi a terra! Ah, è stato Slade. L'hai sentito, Comstock? Questo è un suono che non hai mai sentito. Quello della fine di un soldato. Vieni alla tua sala degli eroi. Dimostra che sono un bugiardo. Ok. Ma io per adesso qua non vedo niente. Vediamo qua sotto cosa sta succedendo. Ok, qua abbiamo visto tutto. Hanno bloccato l'accesso via navetta alla sala degli eroi. Sarà per via di quello che succede con quello Slate. Immagino che potremmo usare le skyline sopra di noi. Dobbiamo solo trovare un modo per togliere di mezzo quel carico. Ok, adesso lo facciamo, però prima apriamo la porta. Non mi ricordo dov'era. Sì? È chiusa. Ci vorrà solo un minuto. Tutto fatto. Ecco, siamo qua dietro. Sacco di soldi. Signore delle teste, aumenta al 50% il danno da colpo critico. Oh, l'abbiamo equipaggiato, beh. Ok, sì, possiamo proseguire adesso. Qua? Gli orari. Dobbiamo sgombrare le skyline. Sarà davvero una cosa fantastica. A lei non l'ha mai fatto prima? Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Skyline libera. Ok, si può andare. Trova la trappola elettrica nella sala degli eroi, ok. Attacco. Ah, c'è anche lei dietro di noi. Soldier Fields, eccolo lì. Ah, guarda, un'altra skyline, premi X per saltarci su. Oddio. Sala degli eroi, eccoci qua. Piazza della sala degli eroi. Oh, ricercato, è lui. Cornelius Slate. Abbastanza riconoscibile con quella benda.
Ecco qua. È lui. Veterani! Voi avete dato il sangue per Columbia, rimanendo feriti e menomati nel pagano Oriente. Comstock non ha fatto nulla. Eppure guardate in alto! Di chi è l'immagine sopra di voi, anche ora? Un insulto a ogni angolo! Se il profeta è pronto a prostituire il nostro passato, quale violenza ci riserva il futuro? Prendiamo posizione e riempiamo quella sala di veri eroi! Ok, arrabbiatissimo. Oh, oh, chi è? Booker, fucile da cecchino. Ho delle munizioni! Qui! Ah, grazie. Aspetta. Non sparavano da qua? Funziona. È tutto quello che ho! Pare che abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Proviamo la trappola elettrica e via di qui. Attenzione. Stanno arrivando un sacco. Non siamo morti. Ok, questo è diventato una trappola, sì, anche se l'abbiamo ucciso noi. Non conviene stare così lontani. Vengo a cercarti, visto che ti sei nascosto e non esci. Chi vuole vivere per sé? Tu. Ecco fatto. Allora, torniamo un po' indietro qua. Che nel caos della battaglia non ho visto niente. Questa è la solita statua di un angelo. Imbrattata. All of horses è diventato horses. Che sarebbe prostitute, per non essere volgari. Questo? Allora, trappola elettrica si sostituisce alla corrente. Grazie, signor Fink. Alla classica corrente elettrica. C'è proprio rivalità. Abbandoniamo la zona, andiamo. Allora, Slade, quell'uomo è sempre stato mezzo scemo e mezzo eroe. Non ho mai capito quale metà fosse più pericolosa. Raro è l'uomo che prende posizione in nome di Dio e della nazione. Ma questo è il posto dove onore si dà agli eroi della nostra città. Bello. Con anche la rima. Trova la trappola elettrica nella sala degli eroi. Siamo proprio qua. Ecco, si vede di energia elettrica. Dove? Antico marinaio, lascia che il vigor risalga, disperda l'odiato albatros.
Questo è un distributore di sali, però noi non ce l'abbiamo bisogno. Ecco. Quando il nostro lavoro sarà finito, ci chiameranno assassini. Cornelius Slate, il gancio sinistro dei Vox Populi. Scambieremo la bugia di Comstock con una nuova. Così sia. La Fitzroy e io siamo compagni per necessità. Dubito che gli uomini che hanno accoltellato Cesare sarebbero andati d'accordo in tempo di pace. Quando Comstock sarà andato, le imprese dei miei uomini saranno consacrate e otterranno ciò che è loro dovuto. Non c'è bisogno che viva per vederlo. Ricaricatevi al massimo! Sto ricaricando! Erano solo due? Hanno delle vesti molto patriottiche. Qui però c'era un distributore, attenzione. Questo distribuisce... Ragazzi, io non so cambiare, davvero. Ah, questo potenzia le armi. Aumenta caricatore, potenzia danno. Potenzia danno. Potenzia precisione. Danno. Non abbiamo abbastanza soldi. Non ha mai comandato il settimo. Non lo ricordo nemmeno. Il caporale DeWitt provò il suo valore sul campo quel giorno. Che io sia... Slate! Sei tu? Sei sempre stato diverso, vero Booker? Non ti interessa la gloria. Senti, vedo che sei preso in una specie di pasticcio. Se ci lasciassi arrivare dove tengono questa trappola elettrica, noi poi... Quel soldato di latta, Comstock... Ci vuole morti. Non moriremo per mano sua. E questo è Comstock. Ai miei uomini non resta che una scelta. Morire per mano di un soldato di latta o di uno vero? Oh, Dio. Neo di latta. Mi piace però. Lo vedi? Vedi, Booker? Sei un killer! E beh, lanci solo la trappola elettrica. E li ha buttati. Se vuoi vigor, Booker, fai morire i miei uomini da veri soldati. Ti aspettano Wounded Knee e Pechino. Ok, dobbiamo trovare questa trappola elettrica. Il profeta, padre Comstock, comandante del settimo cavalleggeri. Ma lui è stato sul campo di battaglia, Comstock, ufficialmente. È Slade che sostiene di no. Aspettate però, da qui venivano i soldati. Cornelius Slade, Soldier of the Orient. Ha combattuto in Oriente, ma non c'è più la sua statua, è distrutta. Scudo. Ottimo. Mi piace che lui fa dei commenti quando lo potenziamo. Ok. Non ci servono. Andiamo. Cercherò di tenerti rifornito di bende e munizioni, ma non abbiamo sempre i materiali giusti. Sconfiggi? Ti assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica? A chi serve l'azienda elettrica? Aumento caricatore. Ha detto ti aspettano a Pechino e a Wounded Knee. Questo? Apprezza la signora che apprezza il valore.
Quindi troveremo i suoi soldati. Andiamo prima a Wounded Knee. Io ho una passione per i nativi americani. Il soldato di latta si è preso il merito di quelli veri. Il tuo accompagnatore, signorina, si è ammantato di gloria il 29 dicembre 1890. Cosa sta dicendo? Meglio se non lo sai. Ha partecipato alla battaglia? Booker? Quanti anni ha? Questo è un nativo americano che prende lo scalpo. Orlando con Tomahawk insanguinati danzarono tra i nostri nobili caduti, ma quando i soldati in campo scesero, i selvaggi dell'orda si arresero. Che è una specie di museo per mostrare quello che è successo. Guardate, perché ci sono più strade. Ok, questo era un vicolo cieco. Colpi furiosi, pantaloni. Quando la tua salute è estremamente bassa, infliggi danni. Oh, bello. Raddoppiati. Lanciarazzi, no. Confidante, in effetti. Proseguiamo da questa parte. Tu c'eri a Wounded Knee. Te lo leggo in faccia. Diglielo, Booker! Dille come attraversammo il campo di battaglia, come gli eroi di Sparta! Io sento ancora le urla. E Comstock. Non possiamo perdere! Ecco il soldato di cui parlavo! Il tipo nuovo che Comstock dice di essere! Ho detto la verità! Non è niente! Vieni qua. Ma sono spariti? Grazie. Dimostra cosa vali. Perché sono spariti? Non siamo uomini di latta. Prendi le munizioni. Prendi. Prendo. Molte grazie. No, ho sbagliato. Ah, oddio, l'abbiamo fatto. Ah, non mi fa danno, lo fa solo volare. Ok. Stai attento, c'è un corvo. Sono diventati un po' duretti questi. Io uso. Uccide. Vabbè. Lo vedi, signorina? Vedi l'uomo che Comstock vorrebbe essere? Un vero soldato! Non voglio questo, Slate! Dammi solo ciò che mi serve! Lo farò dopo che tu avrai fatto lo stesso. Vieni a cercarmi tra i boxer. Chi sono i boxer? I cinesi. Vuole che andiamo all'altra esposizione. Senti i soldatini di latta di Comstock che vengono a farci tacere? Ma siamo noi, veri patrioti! La storia che non si adatta ai loro libri! La follia dei personaggi della serie di Bioshock. Oh mio Dio. Scusa, Elizabeth? I boxer sono... Cos'è questo? La ribellione dei boxer. E cos'è successo? A Pechino? Ho messo a fuoco l'intera città con le mie stesse mani. Ma Comstock non la racconta così. Lui vorrebbe praticamente che gli venissero riconosciuti i suoi meriti in battaglia.
Ops, l'ho preso senza leggere. Chi va là? I pelle gialla senza vergogna ci tradirono con la menzogna, finché sulla strada furono con orrore del profeta e del suo santo furore. Mamma mia, sono orrende queste cose. Sarà qui lui, eh? Ho letto qualcosa. Comstock guidò le truppe di Columbia a Pechino. Comstock non c'era! I boxer si sono presi il mio occhio e 30 miei amici. C'è forse una lapide a ricordo di quel sacrificio? Ci siamo, uomini! Il tuo cadavere finirà sullo spiedo. Nuota tra le fiamme! Oddio, questo... Ma questo l'ha fatto fuori subito, subito. Anche questo, anche questo. Ricordate per cosa lottiamo? Danno delle scatoline, avete visto? Spariscono. Non mi ammazzerà un soldato di latte. Ah no. Gli hai fatto un favore, Booker. Li hai fatti morire come uomini. Non l'ho voluto io. Non ho niente contro questi uomini. Gli eroi non vogliono mai. Non ho mai detto di essere un eroe. Allora cosa sei? Se togli tutte le parti di Booker DeWitt che hai cercato di cancellare, cosa resta? Vieni alla rotonda. È quasi finita. Cosa intendeva, Slate? Cosa hai cercato di cancellare? Ora che sei fuori dalla tua, capirai che le gabbie hanno qualche vantaggio. Una scelta è meglio di niente, DeWitt. Non importa il risultato. Sì. E se ti svegliassi un giorno e ti rendessi conto che non ti piace cosa hai scelto? Ecco che torna la simbologia della gabbia e l'uccello. Bella morte! Ho delle munizioni! Booker, guarda qua! Bravissima! Oh, sarebbero finiti nella trappola, peccato. Io potenzio le armi, cioè. Che ti serve, Booker? Mi troverai oltre il monumento alla First Lady. Va bene. Però, secondo me... Credi di potermi fermare? Inseguitelo! Mettelo a bloccare! Fatto di carne o di latta? Sei fatto di carne o di latta? Continuano a ripeterlo. Passare alla sala degli eroi per trovare la nuova trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? Ah, ecco, the First Lady. Lo dovremmo trovare sulla di Comstock, ma aveva un gran gusto per la moda. Ma non dovrebbe essere sua madre, eh? O almeno la donna che l'ha partorita. Hai visto cosa ha fatto Comstock alla mia storia? Ora guarda come ha riscritto la sua. Mamma mia, le escono... Le esce l'acqua dagli occhi come se stesse piangendo. Beh, questa First Lady comunque... Il seme del profeta rimase nel ventre della sua amata per una sola settimana. Comstock è diventato padre. I miei libri non parlavano di bambini. È una grossa omissione. Non posso credere che sia un caso. Poi si ammalò e la Nostra Signora pregò per l'erede del profeta giorno e notte. Non sa di essere lei. È lei. Qui, tra l'altro, le rose sono rosse.
Comunque dicevo che la First Lady è molto ammirata. Guardate qui che sculture che ha, con questi effetti di luce. È una figura molto importante a Columbia. Oh cielo. È la mia torre. Sentite, Daisy Fitzroy ha assassinato la mia amata. Non avrà anche l'infante. Non riuscirà a mettersi tra lei e la profezia. È morta. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Io sono... Sei la figlia di Comstock. No, non posso esserlo. Vuole che tu segua le sue ordini. Beh, io voglio un cucciolo, ma non vuol dire che ne avrò uno. Chiusa. Elizabeth. Lei ha scoperto così di essere l'agnello. Immagino il trauma. Il crudele assassino della nostra cara Lady Comstock per mano dell'anarchica Daisy Fitzroy. Non lo so se è stata davvero lei. Qua mi sembra tutta una bugia bella e buona. Per coloro che mi amavano, ero tra le anime più generose. Eccola qua, lei. Non c'era dolore che negassi loro, né tradimento che non dessi volentieri. E quando ebbi prosciugato i cuori di tutti coloro che mi amavano, il profeta disse: non c'è nulla che tu possa fare per cui non ti perdonerei. Perché Dio mi ha dato la vista e, attraverso i suoi occhi, anche tu sei amata. Molto credente. Il profeta, portatore della spada, ha rivolto la sua rabbia su Daisy Fitzroy e i Vox Populi. Tuttora da loro la caccia implacabilmente, perché avrebbero ucciso appunto la First Lady. Li butta nelle fiamme, guardate. E lei è l'anarchica, mi sembra, vista così mi sembra nera però. Bellissimo ripercorrere la storia così, con questa specie di museo. Io posso scivolare tra le sbarre, ma tu sei troppo largo. Lascia che vada avanti per vedere se c'è modo di proseguire. Da sola? Non lasciarmi! Guarda. È uno squarcio, qualcosa che posso portare qui. Un gancio da carico, proprio comodo. Sono come desideri che si esaudiscono. Elizabeth può aprire gli squarci e procurare scorte, alleati o ripari. Fammi sapere. Guarda se uno squarcio qui quel gancio da carico. Elizabeth. D'accordo. Credo che ci sia altro da dove è arrivato quello. Quando mi agito, gli squarci cominciano ad apparire. Booker, vedi quegli squarci? Possiamo usarli contro gli uomini di Slate. Quello squarcio ci farà arrivare più in alto, mentre quello ci darà una torretta. E della copertura. Prova quello! Torretta, presto! Scusate. No, quello è pericolosissimo. Meglio tenerlo bloccato. Un po' di corvi. Al volo! Ottimo! Grazie. Non hai fegato! Torretta mitragliatrice, eccola! Continuate a sparare! Vai! Sono secco! Ci metti il cuore?
L'ha distrutta. L'animaletto di Comstock sa fare trucchi meravigliosi. Sai cos'hai per le mani, Booker? Basta così, Slate. Ci serve solo quel vigor per uscire da Columbia. Lo prenderemo in un modo o nell'altro. Slate! Non risponde più. Servono soldi. Prendi. Grazie. Va bene così. Eccola qua, Elizabeth. È stata nel ventre della madre solo una settimana. Ah, anche questo... Noi avevamo visto che in effetti a Columbia ci sono questi squarci disseminati in giro. All'inizio non capivamo. In realtà sono degli squarci presenti in tutta la città che Elizabeth riesce a vedere e controllare. Ma perché ci sono? Si assicuri di passare. Vedi se trovi quel vigor trappola elettrica. Provare la nuova trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? Diminuisce i sali necessari per usare possessioni. Io lo compro, però. Ragazzi, mi dovete assolutamente dire come faccio a cambiare i sali, i vigor equipaggiati. Eccola lì, la creazione miracolosa. È una madre adatta a questo miracolo. Lo chiamerei proprio un miracolo, comunque. Cupido protegge i segreti. Allora, secondo me ci fermiamo qua. Io stavo correndo dietro a Slate, quindi continuavo. Però abbiamo davvero giocato tanto oggi. Sono molto contenta di aver capito appunto un po' la storia di Elizabeth, aver avuto la conferma che lei è l'agnello, anche se già lo sapevamo, però. Di vedere la sua reazione nello scoprirlo, poveretta, mamma mia. Comstock piegò il ginocchio al cielo. E della profezia squarciata. Raro è l'uomo che prende posizione. Urlando come un uomo insanguinato della nazione. Danzarono tra i nostri eroi gialla senza quando i soldati in giro sulla nostra città. Uomini di latta, Booker. Ecco come ci trasformerà Comstock. Cavi e meccanismi al posto di teste e cuori. Booker! Cosa sta succedendo? Il giudica, io oh mio Dio! No! Booker! Non si sta prendendo, mi è arrivato! Oh mio Dio! No, muori! Mi fa paura! Oh! Vedi, Booker? Forse sei l'uomo che ricordo! Forse no! Non importa! Comstock ha preso le nostre storie e ci ha rubato l'anima! Ora... vieni a prendermi. E quando sarò morto, non rimarrà che la bugia. Dacci solo quello che ci serve. Ok, ragazzi. No, stavolta ci fermiamo davvero qua perché credo che poi ci sarà la boss fight contro di lui. Prima di andare oltre faremo rifornimento bene di tutto. Ok, datemi solo questo consiglio per favore, perché davvero, ragazzi, sembro stordita. Però se io vado qui in vigor, trovo tutti i vigor che abbiamo ottenuto. Carica, bacio del diavolo, risacca, possessione, corvi. E c'è scritto equipaggiato, ma come lo cambio? Rispedisce al mittente, cavallo pazzo e trappola elettrica. Ma non posso... non posso equipaggiarli. Vedete, ho equipaggiato. Voi non lo vedete perché c'è la mia immagine solitamente. Però ho cavallo pazzo e i corvi. Va bene, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio. Mi sta piacendo sempre di più. Anche nel gameplay è molto leggero, come vi dicevo all'inizio dell'episodio. Perché comunque le sparatorie sono molto semplici e Booker, viene molto naturale. C'è una porta chiusa nel negozio di souvenir. Posso aprirla? Oh, grazie. Dopo lo facciamo. Va bene, ci vediamo la settimana prossima, ragazzi, grazie per seguirmi come sempre, alla prossima!